Amava Bormio, spesso meta delle sue vacanze, ma più in generale la Valtellina, dove in diverse occasioni si era esibita registrando il tutto esaurito nei suoi spettacoli. Anche la nostra provincia ricorda commossa Milva, artista che ha segnato la storia della musica e del teatro italiano, scomparsa nei giorni scorsi, alla quale oggi tante autorità, ma anche semplici cittadini, hanno reso omaggio nel foyer del piccolo Teatro Strehler di Milano. La Pantera di Goro, dalla voce indimenticabile e dalla incandescente personalità, era stata ospite su invito dell'allora presidente Marisa Schena dell'Unitre di Sondrio nel 2001. Domani lei è ospite degli Amici della Musica di Sondrio per uno spettacolo al Pedretti. Qui a Sondrio, Qui a che Sondrio. si chiama Maria de Buenos Aires, e questa è la ragione per la quale sono qui. Questo è un incontro extra, un po' speciale, perché faccio per ragioni d'amicizia con la signora e con il professor Schena. Cosa vedranno domani? Vedranno uno spettacolo molto interessante, tutto in lingua spagnola, e con una musica però straordinaria, che è quella di Astor Piazzolla. In quell'occasione Milva aveva manifestato un forte legame con il nostro territorio, apprezzando i valtellinesi ma anche le bellezze del paesaggio. Io vengo ogni tanto, Benvenuta. non a Sondrio, vado soprattutto a Bormio, ma a Sondrio ho anche delle conoscenze assai interessanti e che frequentiamo, perché io frequento da un po' di anni Bormio, dove ci sono tanti amici, e del mio compagno il professor Bertozzi, e poi il professor Schena, la mia amica, la moglie, ex insegnante, oggi si dedica ad altre cose. Quindi affezionata a molti valtellinesi. Da un po' di tempo, diciamo che ho scoperto, non da moltissimo tempo, da 5-6 anni ho scoperto la Valtellina e mi sono letteralmente innamorata.